questa nuova storia di Salute che Cambia siamo con Emiliano Gioia, fondatore del gruppo Facebook Quelli dell'Artemisiano, che adesso è anche un'associazione Onlus. Questo ci permetterà di parlare da una storia personale a un fenomeno sociale, pubblico, culturale. Allora, raccontaci un po' la tua storia, la storia di tuo padre. Allora, la nostra storia inizia a settembre del 2014, del 2013, scusate, quando mio padre purtroppo ha avuto un brutto infarto. È stato ricoverato in ospedale dove gli sono stati messi degli stent e da lì, facendo degli esami e dei controlli, hanno scoperto che aveva una massa tumorale all'interno della vescica. Da questo con un lungo percorso fra un ospedale e l'altro, siamo arrivati al 31 marzo 2014, giorno che era stato stabilito come giorno dell'intervento per fare la cistectomia a mio padre, dovevano togliergli la vescica. Era impossibile curarlo, non c'erano mezzi per poterlo curare. E in quella fase è iniziato l'intervento e poi si sono resi conto che dovevano interromperlo, perché il tumore era uscito dalla vescica e aveva preso la prostata, l'intestino, aveva metastasi sparse in tutto il peritoneo, per cui era un intervento altamente demolitivo e non risolutivo, e comunque essendo cardiopatico non sarebbe andato comunque a termine, non poteva stare tante ore con l'anestesia. Questo è l'inizio della storia. Mio padre, molti dicono miracolosamente, ha voluto fare un percorso alternativo a quelle che erano le cure ufficiali, ha rifiutato qualsiasi tipo di cura, di terapia. Le uniche cose che ha fatto sono state quattro sedute di radioterapia subito dopo l'intervento, perché il medico ci disse in quel momento che per asciugare i tessuti per evitare che sanguinassero, la radioterapia era l'unico mezzo. Quindi lui ha fatto queste quattro sedute e dopodiché non ha accettato nessun altro tipo di protocollo. E nel frattempo io ho fatto delle ricerche perché cercavo un'alternativa non ai protocolli ufficiali, ma alla terapia del dolore, perché in realtà la terapia del dolore ci è stata negata perché mio padre non accettava la chemioterapia, non accettava completamente il protocollo ufficiale. E mi sono imbattuto in una pianta che si chiama Artemisiano. Ho cercato di capire come potevo somministrare l'Artemisiano a mio padre, perché da molti articoli avevo letto, anche su PubMed, che è un database internazionale di medicina, che questa pianta poteva essere utile anche nel caso di tumori. E ho fatto una sorta di protocollo, diciamo, era l'ultima spiaggia, non c'era nessun tipo di alternativa. Mio padre non accettava nella maniera più assoluta i protocolli, non avevamo nessun altro mezzo per poter tentare di aiutarlo. E abbiamo cominciato a somministrare questa Artemisiana e mio padre, miracolosamente, come dicono tanti, è guarito. Dopo questo, Quindi hai fatto tu la posologia, hai scelto tu cercando su io internet. avevo capito che c'era bisogno, cercando su internet, ho capito che c'era bisogno di una percentuale di principio attivo di questa pianta che si chiama artemisinina nell'organismo per tentare di combattere le cellule tumorali. E probabilmente sono stato fortunato, ho fatto un 6 al Superenalotto, sicuramente sono stato fortunato. E da questo, dopo che a mio padre è stato detto che era guarito, perché ha fatto dei controlli, una PET total body, ha fatto i marker tumorali, ha fatto delle nuove ecografie per vedere se nella vescica non c'era più massa tumorale, era sparita Era sparita. completamente sparita. E in quel momento, mio padre ha risposto, ha commentato sotto un articolo che era apparso sul Panorama che parlava dell'Artemisia annua e ha detto semplicemente: io sono la prova vivente che questa pianta funziona. E
Perché aveva preso solo Lui ha questa. preso solo l'artemisiano. E da quel momento in poi praticamente abbiamo smesso di vivere perché abbiamo cominciato a ricevere telefonate da ogni parte d'Italia, email, messaggi su Facebook in privato, persone che ovviamente chiedevano informazioni, ma noi non siamo dei medici, quindi non potevamo dare nessun tipo di informazione medica. Al massimo potevamo raccontare la nostra storia e per non ripeterla migliaia di volte abbiamo deciso di aprire un gruppo Facebook, dove poter mettere in pubblico le cartelle cliniche di mio padre, raccontare la nostra storia attraverso dei file, in modo che le persone potevano accedere alla storia direttamente e farsi una loro idea. E il gruppo con il tempo è cresciuto a dismisura. In brevissimo tempo ci siamo trovati che avevamo 5-6 mila utenti nel giro di 6 mesi, neanche. Adesso sono passati 3 anni perché il gruppo è stato aperto il No, più di 3 anni ormai, il 30 agosto del 2014, adesso siamo a 73.000 utenti. Quello di cui ci siamo resi conto nella realtà è che un gruppo come il nostro è comunque un punto di incontro di persone che hanno le stesse problematiche e che riescono, essendo consapevoli che si stanno confrontando con altre persone che hanno gli stessi problemi, le stesse patologie, a condividere non solo informazioni, ma anche lo sfogo, anche lo stress emotivo che porta ad Certo. avere una malattia così importante come il tumore. È diventato un luogo di dibattito, di confronto, di discussione, e comunque è sempre accrescitivo questo, no? Certo. Poi dicevi anche che questa malattia isola molto, fa È sentire una malattia che soli. isola, parliamoci chiaro, quando uno va in un centro per curare questo tipo di malattie, entra per fare la terapia, esce una volta fatta la terapia e non sa più nulla della persona che aveva seduta magari nella poltrona accanto. O magari passa un periodo di tempo in un letto con altre persone con cui si instaura una sorta d'amicizia o comunque di fratellanza, perché quando si sta in certe situazioni uno deve avere qualcuno con cui Certo. relazionarsi, no? E ci passa molto tempo assieme. Una volta che esce dall'ospedale, questa persona magari non la vede, non la sente più. E dobbiamo pure metterci in testa che chi ha una malattia così importante parte sempre dal presupposto che anche se si sfoga con qualcuno, la persona che ha davanti, non avendo la stessa malattia, non riesce a capirla veramente in tutto e per tutto. Sì, mi comprende, sì, mi sostiene, cerca di aiutarmi, mi fa sfogare, ma lo fa per una forma di pietismo o semplicemente per starmi accanto, ma non può comprendermi fino in fondo. Invece un luogo come il nostro gruppo è un posto dove tu ti stai confrontando con una persona che ti capisce al 100% perché ha le tue stesse problematiche. E questo è molto importante, secondo E nel gruppo gli utenti sono solo pazienti oppure c'è anche qualche medico? Perché Allora, i medici riferiscono che spesso vengono a conoscere di terapie alternative proprio grazie ai pazienti. sì, allora, noi abbiamo avuto molti pazienti che hanno portato medici con cui erano in contatto all'interno del gruppo, o addirittura dei medici che sono entrati a far parte del gruppo per informarsi. Dopo tutto questo passaggio, questo flusso di persone che comunque che si incontravano e scambiavano informazioni, abbiamo capito che c'era la necessità di creare un'associazione Onlus proprio in merito a chi tentava di commercializzare dei prodotti e ai medici che dicevano di voler curare le persone, perché senz'altro un medico vuole curare le persone. Però noi personalmente abbiamo un'idea particolare dell'etica e della moralità con cui si dovrebbero affrontare certi argomenti. Viviamo purtroppo in un mondo, in una società che è abituata a mercificare qualsiasi cosa. E questo è veramente l'opposto del nostro modo di pensare.
Quindi l'associazione Ollus che abbiamo fondato, che si chiama Quelli dell'Artemisia Annua Ollus, nasce proprio per avere uno statuto che obblighi i medici che si iscrivono, e quindi devono sostenere anche economicamente l'associazione Ollus, ad attenersi a delle regole che ne garantiscono l'indubbia moralità ed etica, soprattutto per quanto riguarda la mercificazione del paziente, cioè il paziente non deve essere tutelato anche nei confronti di persone che si dicono di grande spessore e che poi in realtà si scoprono essere semplicemente dei Vogliono accrescere o la propria fama o la o... propria fama o le proprie risorse economiche, e questo non lo possiamo accettare, per questo è nata l'associazione Ollus. Secondo te, perché al di là dei pazienti che ricevono una prognosi infausta, per cui sono ovviamente portati a sperimentare qualsiasi cosa, secondo te, perché c'è stato questo enorme afflusso di gente che ha chiesto di entrare nel gruppo, cioè trovi che ci sia un aumentato interesse verso una medicina naturale, una medicina più comprensiva, alternativa ai protocolli? Diciamo che probabilmente proprio nei meccanismi che si sono creati nel sistema sanitario nazionale, molte persone cercano percorsi diversi. Le persone cominciano a riappropriarsi della propria identità e soprattutto a far valere non solo i propri diritti, ma anche a assumersi nuovamente la responsabilità di se stessi. Quindi non delega Non totalmente. delegare totalmente, e quindi cercano di confrontarsi con altre persone per cercare di capire qual è il loro percorso migliore. Cioè, parliamoci chiaro, noi con il gruppo Quelli dell'Artemisia Annua non vogliamo tirare la volata a un prodotto, non vendiamo prodotti, non commercializziamo nulla, noi vogliamo semplicemente sostenere le persone nella ricerca di un loro percorso. Non ci interessa qual è il loro metodo di cura, a noi interessa che le persone abbiano la possibilità di scegliere. Noi siamo per l'assoluta libertà di scelta in ogni ambito, ma soprattutto per quanto riguarda la vita, per cui la salute, anche la propria morte. Cioè, non è detto che uno deve essere un vi vincente, poi è un termine astratto. Uno non deve vivere per forza o morire per forza o far decidere a qualcun altro come morire o come vivere. Deve assumersi la propria responsabilità e avere la forza e essere sostenuto nel suo percorso, anche verso la morte o anche verso la vita. È una cosa Questo personale. forse è anche quello che ha caratterizzato tuo padre, Sì. insomma, una forza interiore, una forte personalità Beh, per scegliere poi. sicuramente la determinazione è stata fondamentale. E avere la forza di non subire la sudditanza psicologica. Allora, io nella vita di tutti i giorni, per vivere, faccio il traslocatore. La cosa divertente è che quando vado a casa delle persone, è una domanda che mi sono sempre posto. Giustamente, prima di fare un trasloco devo fare il preventivo alle persone. E quando vado a casa delle persone, le persone hanno 4-5 preventivi già fatti da altre ditte, altre aziende. Trovo paradossale che una persona che va in ospedale, il primo medico che incontra che gli dice di togliersi un organo, lo fanno senza discutere. Quindi c'è proprio le priorità sono spostate. Cioè i beni materiali facciamo di tutto per tutelarli. Il nostro corpo, che in realtà è la nostra prima casa, è l'unica veramente nostra, e deleghiamo le scelte sulla nostra esistenza a un'altra persona. Sentine due, tre di medici diversi che ti danno la loro opinione, allora a quel punto hai possibilità di scegliere. Questo è Certo. secondo me importante.
Non pensi che all'interno del vostro gruppo le persone possano, prese anche un po' dalla disperazione, delegare a voi il luogo dove informarsi, dove prendere delle iniziative? Perché assumersi la responsabilità di un percorso personale quando ti senti debole è comunque molto difficile se non sei una persona strutturata o che già ha un percorso maturato alle spalle. Ah, cioè, questo è normale che accada, è quello che noi facciamo sempre, indistintamente con chiunque, e capiamo che si approccia alle sue problematiche in questo modo, le consigliamo sempre di sentire più persone e di informarsi il più possibile anche sull'argomento specifico, però non avere la fretta di intervenire perché non è quella la soluzione. La soluzione è intanto metabolizzare l'accaduto, cercare di avere lo spirito positivo per poter combattere la malattia e non prenderla già come una sentenza di morte. E cercare, ovviamente non è che uno deve dormirci sopra, e cercare il percorso più giusto, sentendo più medici possibili. Che siano medici allopatici o medici olistici, comunque sentire delle Certo, figure professionali. no. Tra l'altro ci sono tanti medici che scelgono oncologi, che scelgono l'oncologia integrata, per cui ricercano, sperimentano. Questa tua storia ci permette anche di far venire fuori una storia molto bella legata all'Artemisia annua, e c'è cioè un premio Nobel, Tu Youyou, una farmacista cinese, che negli anni 60, in piena rivoluzione culturale cinese, durante la guerra del Vietnam, lei lavorava nei laboratori dell'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Pechino, fu mandata nel sud della Cina, dove la malaria era endemica, e per studiare appunto un rimedio che potesse, visto che insomma faceva milioni di morti, per studiare appunto un rimedio per l'artemisia. E lei, proprio leggendo tutti i testi antichi di medicina tradizionale cinese, si imbatté in questa pianta, l'artemisia annua. E perché in medicina cinese erano febbri ricorrenti, perché ovviamente c'è una fisiologia diversa da quella a cui siamo abituati, ma c'è una fisiologia energetica nella medicina cinese. E lei, dopo tantissimi tentativi, riuscì a formulare un procedimento che potesse isolare l'artemisinina e renderla molto efficace, che è un processo alla fine molto assimilabile a una tisana. E questo permise di salvare milioni di vite umane, perché veramente la malaria è proprio una malattia dei poveri. E, ignorata dagli esperti occidentali, quando un'azienda farmaceutica svizzera decise di commercializzare un derivato dell'Artemisia, venne alla luce tutto questo percorso e quindi prese il premio Nobel nel 2015. Rimangono, è un farmaco, sono farmaci usati moltissimo, rimane un po' diciamo la disputa sul fatto che il fitocomplesso in realtà trattato come è stato trattato dalla dottoressa Tu Youyou, risulta con un'emivita molto maggiore, cioè permane nel sangue in maniera molto maggiore rispetto alle singole molecole isolate. E questo è un esempio sia di un percorso molto bello, Certo. insomma, sta salvando veramente moltissime vite, ma anche un po' di questo non determinismo che ciò che viene isolato per forza è migliore. Certo, è molto più standardizzabile, si può concentrare meglio, eccetera, però il fitocomplesso, cioè tutto quell'insieme di molecole
di sostanze contenute in una pianta possono essere anche più efficaci. Certo. Allora, l'Artemisia annua usata per la malaria è stato uno dei motivi che mi ha fatto optare per tentare di utilizzare l'Artemisia annua per mio padre, perché appunto, come dicono tanti, non si sa la neurotossicità, non si sa gli effetti collaterali dell'Artemisia annua, e il ragionamento è stato semplicemente se in Cina, che a quanto mi risulta sono più di 1 miliardo di persone, usano abitualmente farsi le tisane con l'Artemisia annua e non risultano tutti questi morti o tutti questi intossicati da Artemisia annua. E quindi l'equazione è stata semplice: perché non utilizzarla, non tentare? C'è un episodio particolare sul discorso del Nobel alla dottoressa Yu Tu. E quando lei ha preso il premio Nobel era ottobre del 2015. In quel periodo un'associazione italiana faceva una denuncia al Ministero della Salute proprio sull'utilizzo dell'Artemisia annua da parte di, o la vendita di Artemisia annua, di prodotti a base di Artemisia annua da parte di molte farmacie, e a cui il Ministero degli Interni rispondeva che non sapeva, a dicembre rispondeva, non sapeva nulla e non poteva essere commercializzata perché il ministero non ne sapeva a sufficienza dell'Artemisia annua. Quindi il nostro ministero della salute in quel momento stava dicendo che non sapeva che il premio Nobel era stato dato a una persona proprio sugli studi fatti sull'Artemisia annua. Allora, uno dei problemi più grossi che noi abbiamo nel nostro paese è proprio che le persone probabilmente si allontanano da certi meccanismi che dovrebbero essere a tutela di tutti, proprio perché le informazioni che gli arrivano sono contrastanti. È paradossale che una persona venga a sapere che questa persona ha vinto il premio Nobel per l'Artemisia annua e tu, 1 mese e mezzo dopo, come ministero, rispondi di non sapere nulla dell'Artemisia annua o di non avere sufficienti informazioni. È come se stessi dicendo che tu non sai nulla, che sta persona ha vinto il premio Nobel. È molto grave. Quando i cittadini cominciano a sentire il bisogno di associarsi per far valere i propri diritti, è segno evidente che ci sono delle lacune, ci sono delle mancanze. Altrimenti non avrebbero bisogno di associarsi. Se ci fosse veramente Sì, una fiducia. una fiducia indiscussa. E la fiducia si basa soprattutto sulle informazioni che non devono mai essere contrastanti e devono essere sempre autorevoli e mai autoritarie. Quando diventano autoritarie le persone perdono la fiducia nelle istituzioni. Questo è il problema. Certo, poi diciamo una scienza che non mostra di essere consapevole di ciò che ancora non sa e quindi non lascia aperto al pluralismo, alle diversità, insomma, è una scienza un po' autoritaria, può essere vissuta come un po' autoritaria. Quando la scienza smette di accettare il dibattito, il confronto e comunque di mettersi continuamente in discussione, diventa autoritaria e non è più, e perde di autorevolezza. E quello è il momento in cui le persone perdono fiducia. Che è un peccato perché in realtà ci sono tantissimi medici Assolutamente, proprio nelle assolutamente. istituzioni sanitarie che svolgono un lavoro quotidiano importantissimo. Enorme, ma troppo spesso vengono contrastati. Questa è la verità. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.